inizia sempre scaldando la mia bella tazza di latte nel microonde, e io è molto difficile che la mattina non beva qualcosa comunque di caldo, e di solito io la faccio scaldare 1 minuto e 1/4 alla massima potenza. È inevitabile anche il caffè, quindi io la mattina mangio sempre il cappuccino, ecco appunto, difficilmente cambio, e il mio caffè preferito è questo della Lavazza, a modo mio, questo che ha la confezione rossa un po' più vistosa rispetto all'altro che invece ha la confezione più scura, quindi è il passionale. Non lo so, secondo me questo è il giusto compromesso tra un caffè leggero e un caffè un pochino più forte, e solitamente io lo faccio andare fino a che non si riempie tutta la tazza, e lo bevo così senza zucchero. Ok, è bella piena. Quindi classica colazione con cappuccino e qualche biscotto. In questo momento sto mangiando questi, che sono comunque tutti biscotti, tranne vabbè l'Oreo, sono tutti biscotti bio, vegani, che compro sul mio solito sito. E quindi niente, questa è la mia colazione, e solitamente mi basta per arrivare fino a pranzo. È ora di pranzo, e io solitamente, visto che ho veramente pochissimo tempo, ho un'oretta scarsa, mi oriento sempre di solito a pranzo sulle piadine, perché comunque è una cosa versatile che posso condire come voglio, dolce, salato, e mi vanno bene con tutto, e per di più io ne trovo veramente di tantissimi tipi, no? Sul sito bio, che sono poi anche ricche di sostanze, tipo oggi farò questa che è alla quinoa, e farò quindi un paio di piadine salate molto veloci che cuocerò in forno. Adesso vi faccio vedere che cosa ci metto dentro. Allora, queste piadine, siccome non contengono strutto, non contengono niente se non olio, si rompono molto facilmente, ma non mi interessa. Comunque, su metà piadina vado a spalmare un po' di senape, così insomma alla bella e meglio, anche perché lo sto facendo con una mano mentre con l'altra cerco di tenere la videocamera. Sì, lo so, avrei potuto appoggiare la videocamera da qualche parte, ma non ci ho pensato e ora ne pago le conseguenze. Comunque, uso questa senape, anche questa super naturale, quindi senza schifezze, e mi piace come sapore. È un sapore ovviamente un po' particolare, quindi a non tutti, non a tutte le persone piace, però a me piace e quindi la uso volentieri. E una volta stesa la senape vado ad aggiungo un po' di funghi. Ora non fate caso perché erano in frigo e praticamente si sono un po' congelati, un po' congelato insomma l'olio. Vado ad aggiungere un po' di questi funghi che avevo preparato 2 giorni fa praticamente, non li ho finiti e quindi tento di finirli oggi, cotti molto semplicemente con un po' di acqua, un po' di olio, sale e prezzemolo, insomma veramente molto semplice. Poi io ci ho aggiunto anche un po' di quei soffritti che si trovano congelati, perché trovo che danno agli alimenti un buonissimo sapore, quindi questi pezzettini rossi che vedete sono i pezzi delle prove del soffritto. Quindi vado poi a coprire il tutto e metterò il tutto in forno, e così procedo anche con la seconda. Pronte le mie piadine salutari, senza grassi, quindi ottimo pranzetto, sono pronte, belle croccanti, e quindi buon appetito! E ora, per concludere in bellezza il mio pranzo, ta-da! Un biscottino, forse anche 2, ci stanno bene, mi tolgono questo senso di dolce, che ho questa voglia di dolce, un po' di acqua e sono pronta a tornare al lavoro.
A proposito, le piadine erano buonissime. Appena rientro dal lavoro, la prima cosa che faccio è mettere a fare il tè, perché ho sempre tanta sete e in particolare io adoro questo della Via del Tè, che è il Marrakesh Mint Tea, che è il tè alla menta, ma questo è buonissimo, è veramente buonissimo e mi disseta tantissimo. Io lo bevo solitamente senza aggiungere niente, né zucchero, né latte, niente di niente, quindi solo acqua e tè normale. Questo è buonissimo perché è un po' amarognolo, è mentoso, quindi toglie veramente moltissimo la sete. E nel frattempo che mi si prepara il tè, sgranocchio un pochino di frutti congelati. In questo caso ho solamente frutti neri, quindi more, mirtilli, perché avevo trovato solo questi, e anche un pochino di yogurt che ho congelato con queste formine un po' così, diciamo, dei dolcetti, con colorato con i superfood. In questo modo evito comunque di mangiare gelato troppo spesso, mi danno soddisfazione e comunque mi danno anche energia per poter poi allenarmi. Questa solitamente quindi è la mia merenda. Ed eccoci al momento della cena, e praticamente per cena ho deciso di mangiare qualche proteina, anche perché mi sto allenando e non vi faccio neanche vedere in che condizioni sono, perché sono super super accaldata. Quindi come proteine, diciamo, io non mangio carne. Raramente mangio il pesce, no, raramente, però lo mangio solo nel fine settimana. E quindi mi sono orientata in questo modo. Praticamente mangio proteine vegetali, e in questo caso mangerò il seitan al naturale, altrimenti mangio anche burger o di soia o anche appunto di seitan, comunque burger un pochino più saporiti fatti con verdure e spezie. Ma stasera mangio questo al naturale, ma un pochino però arricchito di qualcosa. Anche perché, come vedete, non è molto invitante, anzi è proprio brutto sia di colore che di aspetto, e quindi noi lo andremo un pochino a camuffare. In pratica ci aggiungo semplicemente un po' di sesamo da entrambe le parti, e io stra adoro il sesamo, mi piace tantissimo quel gusto un po' amarognolo che ha. E lo so che andrebbe tostato, però a me sinceramente non interessa, piace anche al naturale. Ora mi si rovesceranno tutti i semini, ovviamente non ho ripreso nulla, perché come al solito io riprendo con le mani senza il cavalletto, vabbè. E poi metto un po' di sesamo anche da quest'altra parte. E voilà. Come contorno aggiungo a tutto questo bellissimo coso delle zucchine che ho fatto marinare per un'oretta più o meno con spirulina, olio, aceto di mele e sale, e quindi queste saranno il nostro contorno. E super super gustoso, anche perché poi tutto questo sughetto io lo andrò comunque ad aggiungere a tutto questo, anche perché c'è comunque la spirulina che fa benissimo. Ed eccoci tornati al mitico microonde. Allora, tutto questo, anche se questo è di metallo, ma tanto non uso il microonde proprio a microonde tradizionale, quindi tutto questo lo andremo a cuocere con la funzione praticamente del forno ventilato. Si può mettere o a 175 oppure anche a 200, ma io faccio a 175. Perché comunque non è che devo cuocere cose estremamente diciamo grandi, per 25 minuti più o meno, poi insomma ogni tanto lo verrò a controllare. E a me questa funzione piace tantissimo, ma è la funzione appunto ventilata anche del forno, ma non mi va di accendere il forno solo per questo,
perché trovo che gli alimenti si cuociono in modo molto meno aggressivo rispetto al forno, e infatti ho notato che anche dopo che si praticamente che passa il tempo, quindi si riscalda un bel po', anche diciamo l'olietto, comunque la salsetta che si viene a creare, non sobbolle come nel forno, quindi è un tipo di cottura molto molto più delicato. Poi volendo alla fine posso passarlo, che ne so, 5-6 minuti sotto al grill e magari mi si rosola un pochino, e quindi questa sarà la mia cena. Io intanto continuo il mio allenamento, perché giusto giusto mi mancano 25 minuti. E voilà, la mia cena è pronta. Allora, non mi ricordavo, ma questi, diciamo, pezzi di seitan sono divisi in due. Quindi infatti durante la cottura, quando l'ho girato, mi si è diviso. Quindi li ho cotti così separatamente, così mi si sono ben insaporiti con tutta la spirulina. Quindi questo è il mio piatto, e come diciamo bevanda mi sono fatta, vabbè è pochino, quindi probabilmente poi berrò dell'acqua o mi farò un tè. Il caffè d'orzo, che io bevo così al naturale, o comunque al limite aggiungo un pochino di sciroppo d'agave, che per chi non lo conosce è praticamente una specie di miele, però a me il miele sembra un pochino troppo dolciastro, quindi io preferisco lo sciroppo d'agave e ce lo metto proprio un pochino, insomma, così, giusto per addolcirlo. E invece per quanto riguarda la mia cena, ho aggiunto un pochino di sale, ma veramente pochissimo, solamente nelle zucchine, per il resto è tutto insaporito solo con la spirulina. Quindi buon appetito e a dopo per il dessert. Per quanto invece riguarda il mio dessert, mi piace molto a me mettere un po' di yogurt sopra i biscotti. Lo yogurt quindi del momento sopra i biscotti del momento. Ormai lo sapete, i miei biscotti del momento sono questi. Ve li ho fatti vedere anche stamattina. Ancora resiste quell'Oreo, da stamani non l'ho mangiato. Mentre lo yogurt del momento è il mio Easy Yo. Io mangio sempre Easy Yo. Lo faccio un chilo perché così sono libera di mangiarlo quanto voglio. E attualmente sto mangiando questo al gusto mango, e come vedete è veramente molto molto solido. È uno yogurt che io stra adoro, e ormai è da tantissimo che lo mangio e mangio solo lui. Quindi questo è il mio dessert. Ok, so che il mio What I Eat in a Day è stato un po' movimentato, perché con questa videocamera tenuta così non è il massimo. Cercherò quindi di organizzarmi meglio la prossima volta, però spero che le mie idee culinarie vi siano piaciute, vi abbiano ispirati, e noi ci vediamo al prossimo video.